State vedendo Oreca in Trend, la rubrica di Oreca Channel Italia che fa il punto sulle vendite del beveraggio Oreca e delle occasioni di consumo nel fuoricasa italiano. Dati ricavati ed elaborati dal Mind for Oreca di 4Mind e forniti in anteprima nazionale. In questa puntata analizziamo i macro andamenti di giugno 2024. Prima di cominciare ti invitiamo ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere nessun contenuto di Oreca Channel Italia. Oreca in Trend è offerta da... Ferrarelle, per la tua sete di piacere. Sirena 1881, per chi sceglie. Combera, la classe e acqua. Come sempre, per cominciare, andiamo ad ascoltare direttamente la voce dei distributori che fanno il punto degli andamenti nelle loro aree di mercato. Il primo contributo ci giunge dalla Lombardia, da Cividate al Piano, Bergamo, e con noi Stefano Betti, responsabile gestione vendite della Bere Betti e C SRL. Buongiorno Giuseppe. Purtroppo anche il mese di giugno 2024 non ha regalato alla nostra categoria delle grandi soddisfazioni, fatta l'eccezione per l'area 4 che ha visto, secondo i dati di mercato, il segno positivo. Tutte le altre aree hanno sofferto, con numeri negativi a doppia cifra, tra il meno 12 e il meno 14%, aggravati anche dalla mancanza di un giorno lavorativo rispetto a giugno 23. A livello di progressivo, il fieno in cascina dei mesi precedenti è stato in larga parte mangiato, portando il numero intorno all'1%. Oltre ad un diminuito potere di acquisto delle famiglie italiane, argomento da oltre un anno sulla bocca di tutti, l'elemento che ha influenzato maggiormente questi risultati è stato il meteo, che spesso ci ha fatto pensare di trovarci nel mese di novembre piuttosto che all'inizio dell'estate. Tutte le categorie merceologiche conseguentemente hanno sofferto. Acque, bibite, succhi e birre hanno subito contrazione a doppia cifra, liquori e vini a singola cifra. Parlando di canali, penalizzati soprattutto il serale e la ristorazione, mentre il diurno ha mostrato minore flessione. In questi anni gli andamenti dimostrano che nonostante la spinta dell'industria all'innovation, le condizioni meteorologiche giocano un ruolo dominante sulla propensione alla spesa da parte dei consumatori Oreca. La speranza è che i mesi di luglio ed agosto si dimostrino più generosi e consentano il recupero di fatturati e soprattutto di margini. Situazione complicata nel mese di giugno 2024, in particolare sui mercati del nord Italia. Come ha puntualizzato Betti, il beveraggio Oreca è stato condizionato dal meteo estremamente perturbato, precipitazioni abbondanti alternate a giornate afose, alti e bassi repentini provocati dal famoso anticiclone africano che secondo gli esperti condiziona e continuerà a condizionare l'estate italiana. Si spera in qualche settimana di tregua. Andiamo ora ad ascoltare la voce di chi opera in Campania. Siamo da Bevande Vitantonio, che opera in Cilento. Ascoltiamo la responsabile dati e statistiche, Elena Rizzo. Il mese di giugno 2024 rispetto al mese di giugno 2023 ha registrato un trend negativo nella categoria Oreca dell'11%, sintomo di una stagione estiva ancora non ben avviata. In particolar modo a risentire maggiormente del trend negativo il comparto tempo libero serale bar, con conseguente calo dei consumi sulle categorie merceologiche di cuori, bibite gassate e birra confezionata. Nel gruppo vini invece è da segnalare una buona performance del sottogruppo spumanti e champagne. Le aspettative per il mese di luglio 2024 sono quelle di una ripresa dei consumi in stretta correlazione sia ad una crescita del turismo territoriale e quindi ad un'impennata di presenze, e sia a seguito della partenza di eventi stagionali come manifestazioni, sagre e feste. Stagione estiva non ancora avviata a giugno, questo è il messaggio che giunge dal Cilento, un riscontro non positivo per un mese, quello di giugno 2024, che per il beveraggio Oreca non ha particolarmente brillato, anche se nel complesso i dati che emergono dal Mind for Oreca di 4Mind per il mese di giugno, che riassumono in media tutti i territori e tutte le categorie merceologiche, riportano un segno positivo. Allora andiamo a vedere quali sono i macro andamenti del beveraggio Oreca elaborati da 4Mind per il mese di giugno 2024. Tutto il mercato del beveraggio Oreca a giugno 2024 ha registrato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente un più 2% a volumi e un più 7% a valori.
Risultati positivi ma non particolarmente brillanti, considerando che giugno 2023 aveva registrato un calo rispetto allo stesso periodo del 2022, quindi una strada in salita al momento, come del resto emerso dalle dichiarazioni dei distributori ospiti di questa puntata. C'è ancora da recuperare e ovviamente si attende il pieno della stagione estiva per rimettere le cose in positivo, usando una metafora potremmo dire per rimettere la chiesa al centro del villaggio. La situazione di stasi di questo 2024 emerge del resto dai dati progressivi. Sempre dal Mind for Horeca di 4Mind leggiamo più 0,6% a volumi sul primo semestre 2023, mentre a valori semestre su semestre notiamo un più 5%. C'è da dire che rispetto al progressivo che chiudeva a maggio c'è stato un leggero miglioramento. Vedremo nella prossima puntata, coprendo luglio, come si posizionerà il dato, tenendo conto che luglio 2023 è stato un mese da record in termini di consumi. L'auspicio è performare almeno come luglio 2023, ma non sarà facile. Si confida nella numerica e nella generosità di turisti stranieri che, stando alle previsioni, non dovrebbero mancare. Vediamo ora da vicino quali sono le tre categorie merceologiche che hanno meglio performato a giugno 2024 rispetto allo stesso mese del 2023. Al terzo posto gli aperitivi litro, al secondo posto gli spirits e al primo posto gli energy. Aperitivi litro e spirits che rientrano in questa classifica grazie a un ottimo andamento della mixology. In particolare per gli spirits, la sottocategoria che sta trainando la performance sono proprio i white spirits. Energy drink poi, che nel mese staccano le altre categorie con ottime performance, molto probabilmente la categoria sta fidelizzando nuovi consumatori, in particolare i cluster più giovani. Le categorie merceologiche che invece a giugno 2024 hanno performato meno, sempre in riferimento a giugno 2023, sono: al terzo posto il tè, al secondo posto gli aperitivi monodose e al primo posto l'acqua in PET. E per la prima volta in questo 2024 vediamo un primo rallentamento dell'acqua minerale formato PET, anche se si consolida essere nel semestre una delle categorie con la migliore performance. Momento dell'aperitivo invece che non favorisce il formato monodose e per la categoria tè non sembra siano ancora esplosi i consumi dei mesi di ponderata. Vediamo ora nel dettaglio a giugno 2024 in che percentuale sono andati suddivisi i consumi beverage horeca per i diversi canali di sbocco. Allora abbiamo l'intrattenimento con il 6% di quota, il ristorante 20%, il bar notturno con il 18%, il bar diurno 34% e la pizzeria con il 22%. Quali sono i punti di consumo che performano meglio rispetto al 2023? Vediamoli. Al terzo posto il ristorante, secondo posto intrattenimento e al primo posto su giugno 2023 viaggiano benissimo i consumi del bar notturno. Vediamo ora gli andamenti a volumi delle diverse occasioni di consumo di giugno 2024 raffrontati a giugno 2023. Al terzo posto il pranzo, al secondo posto l'intrattenimento e al primo posto apericena. I momenti di consumo rispecchiano l'andamento dei canali in questo mese. Vediamo i momenti notturni prevalere sul podio di questa classifica, mentre in terza posizione abbiamo un ottimo andamento del pranzo. Momento di apericena trainata dalle categorie alcoliche come spirits e aperitivi litro, che a giugno hanno performato in maniera più che positiva rispetto all'andamento del mercato, segnando un più 2% a volumi. Questi i trend del mese di giugno 2024, attendiamo ora di capire cosa succede o accadrà a luglio. Il meteo in queste prime settimane continua ad essere poco stabile, alti e bassi, afe e pioggia, se non grandine in alcune zone, in una parola incertezza, non certo il viatico migliore per programmare anche una gita fuori porta. Confidiamo nel turismo, in special modo quello proveniente dall'estero. Un'indagine condotta da Assoturismo Confesercenti attesta che per quest'estate un turista su due in Italia giungerà da oltre confine. Secondo i dati raccolti, le strutture ricettive italiane attendono l'arrivo di circa 26,3 milioni di turisti stranieri, per un totale di 105 milioni di pernottamenti, 2 milioni e 600 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Numeri di tutto rispetto sufficienti per far tornare il sorriso e l'entusiasmo ai nostri distributori beverage. E allora a risentirci nella prima decade di agosto per l'Horeca in Trend relativo a luglio. Vogliamo rettificare un'informazione errata data nella puntata di giugno di Horeca in Trend. La signora Sabrina Laconi si occupa della direzione commerciale della Jaghetto Bibite SRL e non, come abbiamo erroneamente riportato, della Laconi SRL. Ci scusiamo con Sabrina. Buon lavoro a tutti!